Ciao a tutte, è sabato ed eccolo qua il pacchetto della Neve Makeup. Allora, mentre ve le apro vi racconto due cose. Allora, tanto per cominciare, oggi sono, scusate, assolutamente euforica per due ragioni. E sono due ragioni talmente tanto importanti che non so neanche quale dirvi per prima. Partiamo dal personale. Allora, stasera usciamo a cena fuori e io e mio marito, i pupi li abbiamo sistemati con una babysitter, diciamo così, e andiamo a cena fuori a festeggiare 10 anni di matrimonio. Noi, a dire il vero, li abbiamo fatti il 28 di ottobre, però per ragioni logistiche non ci è riuscito possibile andare a mangiare cena prima e quindi abbiamo dovuto aspettare questa sera. Lui ovviamente si è presentato con il regalo, questo magnifico tissot. Oh, al contrario, così. Il giorno giusto. Io no, ovviamente. Però rimedierò stasera. Io ho preso una cintura, un portachiavi della Montblanc, che se non gli piacciono si sostituirà con un portafoglio, con una penna, con quello che preferisce. E questo è il primo motivo. Sono più di 5 anni che io e mio marito non usciamo cena fuori da soli. Ero incinta di Nicola, Nicola ha fatto 5 anni a novembre, potevo essere al 7° all'8° mese, quindi immaginate voi. Il secondo motivo, invece, che mi rende assolutamente euforica, ed è praticamente da ieri che sto volando, non cammino più, è che abbiamo finalmente finito quel grosso lavoro di cui vi ho parlato, vi ho fatto due, così. In realtà non è ancora finito, per cui ci sono ancora però soltanto più quisquiglie, dettagli insignificanti, e ne avremo ancora per tutto questo mese. Mi è stato chiesto di continuare a fare i miei 3 ore fisse di straordinario per tutto il mese di dicembre, ma non me ne frega più niente, è finita, il grosso del lavoro l'abbiamo fatto, il resto sono dettagli e non posso che questa roba, che essere felice. Mi sono tolta 20 kg di peso. Io, ecco, 20 kg. La memoria della videocamera, imparerò. Allora, vi stavo dicendo che niente, da ieri che praticamente volo per questa cosa, quindi insomma, diciamo che io speravo di ricominciare a far video, di essere più presente su YouTube, di raccontarvi un sacco di cose dopo l'Immacolata. In realtà andrà più avanti, però io mi sono alleggerita e quindi questo mi permetterà forse comunque di essere non presentissima, ma un pochino di più. Allora, torniamo a noi. Allora, bigliettini. Allora, cosa trovo per prima cosa? Trovo queste borsine, ve le faccio vedere, che vengono date in omaggio dalla Neve Cosmetics ogni 10 euro di spesa. Io ho speso 51 euro, 90 centesimi di spedizione, che è un'offerta che c'è fino al 22 dicembre, con Corriere Espresso, consegna in 24 ore. Oddio, io sono molto vicina alla loro sede, quindi ho fatto l'ordine mercoledì sera, giovedì sera l'hanno spedito, venerdì è arrivato e io brava ho aspettato fino ad oggi ad aprirlo per farlo con voi, sono davvero bravissima. Allora, quindi io qui ho 5 borsine che, vabbè, utilizzerò eventualmente per i regali di Natale. Poi ho ordinato questa, che è... Dai, tolgo sta roba da piedi. Ok. Allora, che è una bustina per il make-up da tenere in borsetta, perché io in effetti non ce l'ho. E ho deciso che per i cosmetici devo avere... fatta così. Devo avere una bustina. Ok, poi me ne hanno dato un'altra, ma che cosa carina, però dentro c'è parte dei prodotti. Allora, eccola qua, la palette, gli arcobaleni, i chiarissimi. Allora, l'ho pagata 23,80 euro. Costa 26 euro e qualcosa, c'è sempre la promozione fino al 22 di dicembre con questi 3 euro scontati. Allora, in celofanata. Quindi, ok. Allora, perché ho scelto i chiarissimi? Perché gli intensissimi decisamente non fanno per me. Perché non uso colori così violenti, qualcosina di violento ce l'ho. E non è il caso di prenderli. C'ho anche una certa età, cercate di capire. Sono favolosi. Allora,
l'avrete già visti sicuramente dalle altre, perché so che molti hanno già fatto vedere queste palette. Allora, io non ho preso gli scurissimi, anche se non escludo che li prenderò. Ho scelto i chiarissimi perché a me piacciono i colori chiari. Mi aprono lo sguardo, mi illuminano, e mi fa un po' sempre sentire in primavera. Di colori scuri ne ho, però non escludo che da qui al 22 di dicembre non vada a prenderlo. Questi vi faccio, boh, cosa vi faccio? Tutti? Questo è rosa. Sono con le luci artificiali, pazientate. Questo è un rosa antico. Ci sono anche i nomi, è scritti dietro però. Questo è un lilla. Questo è l'arancione. Sto giusto passando, eh. Questo è un azzurro. Questo è un giallo. Questo è un panna. Aspettate. Questo è un panna. Molto delicato, ottimo come illuminante. Poi abbiamo una specie di verde acqua. Un bianco. E un verde mela. Ok. Brillano. Brillano. Non riuscirete a vederlo con la luce, ma brillano. Che forza. Allora, io adoro i trucchi minerali, ne ho diversi, qualcuno da trucco minerale, qualcuno della Mineral Rewards for You. Il problema dei pigmenti è che quando uno parte alle 7:30 della mattina, non ha tantissimo tempo, almeno io che dormo fino all'ultimo, non ho tutto sto tempo, e i pigmenti a volte sono un po' difficili da gestire perché vanno a finire da tutte le parti, eccetera, rischi di usarli male, di dover rifare tutto, di non poter rifarlo perché non c'hai tempo, e quindi invece trovarli in cialda secondo me è una cosa fantastica. Non potevo mica ordinare solo questo, sapete che mi faccio sempre prendere un po' la mano. Allora vediamo cosa mi hanno messo in quest'altra bustina, cioè quello che avevo ordinato. Eccolo qua, pennello angolato. Allora, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qua. Cioè, eccolo qua, magari se lo metto davanti alla video. Ok. Allora, vi ricordate che avevo preso un pennello angolato dalla Elf, della linea base, e a primo acchito, eccolo qua. Allora, questo è decisamente comunque più spesso, Decisamente più spesso. Di primo acchito ho detto, beh, costerà anche solo un euro, però le setole sono abbastanza morbide, quindi insomma non dovrebbe essere una tale schifezza. È una tale schifezza, nel senso che così a vederle appunto le setole sembrano morbide, l'ho lavato diverse volte e non ha perso peli. Il problema è che nel momento in cui tu lo intingi nel colore, il pennello assume vita propria e il colore va dappertutto, meno dove lo vuoi mettere tu. E quindi comincia a tirare giù i santi dal paradiso, attacchi con il cotton fioc a cercare di rimediare, a togliere dove è finito l'ombretto che non ci doveva finire. Insomma, costa un euro, vale sì e no i 2 centesimi pagati alla produzione. Io ho 3 pennelli, se non mi sbaglio, nei make up, mi sono sempre trovata molto bene, per cui ho pensato di prendere questo pennello qua che ho pagato 8,90 euro. Anche la Kiko ne fa uno angolato, non mi ricordo quanto costa. Poi ho preso la Perfect Silky, la cipria. In realtà questa non l'ho presa per me, l'ho presa per mia mamma che si è innamorata di questa cipria, gliel'ho fatta provare una volta, si è innamorata e quindi mi ha chiesto se potevo comprargliene un altro, e ovviamente glielo regalerò dentro una di queste buste che non più dove ho messo. Quindi questo diciamo che è un regalo. Poi cosa mi sono ancora presa? Il blush Lolita. Allora, c'è tutto il blush Lolita, perché dovrebbe essere un rosa antico molto chiaro. Non ce l'ho di questa tinta, ho preso il formato mini. Io ho qualche difficoltà a gestire i blush, non riesco mai a capire qual è il mio e alla fine finisco sempre a mettere cose troppo scure. Allora ho deciso di prenderne uno chiaro, studiato per pelli chiare, e vedremo l'effetto che fa. Adesso voi non mi vedete truccata perché ovviamente vado a cena fuori, quindi mi trucco all'ultimo. In realtà ho messo solo l'intonaco e volevo proprio provare questo blush stasera. E poi, ma cosa trovo qua dentro? Omaggio.
E cosa mi hanno dato? L'ombretto mezzanotte. Non so se si riesce a vedere, mettiti a fuoco. L'ombretto mezzanotte. Wow! Alla bustina l'ho pagata, mi sono dimenticata di dirvelo, 1,50 euro. Quindi, arcobaleni, pennello, cipre per fezzichi, blush più omaggio, 51,90 euro. Io sono molto contenta, molto soddisfatta di questi miei acquisti. Adesso proverò il blush, proverò il mezzanotte, proverò gli arcobaleni, insomma proverò tutto, poi vi dirò qualcosa. Mi hanno anche messo un po' di messaggini all'interno. Niente, pubblicità. Ah sì, un po' di pubblicità del Kiss Design, che però non fa per me, l'ombra luce che però ho già, e il conto di quanto ho speso. Ok, direi che tutto. Allora, io sono contenta di essere riuscita a fare questo video, perché sapete che mi mancate moltissimo. Spero di tornare presto con altri video. Volevo ringraziare gli iscritti che continuano a seguirmi nonostante io praticamente non faccia video, e i nuovi iscritti che appunto, pur non facendo i video, arrivano, quindi questo ovviamente, sono quasi a quota 100. Mi rallegra tantissimo. Mi fa anche molto piacere che siano arrivate iscrizioni dall'estero, dalla Spagna e dal Canada. A volte sono lenta nel rispondere ai messaggi che mi mandate, ai commenti, in realtà li vedo subito, però poi trovare 5 minuti di pace per potervi rispondere non è sempre facile, quindi perdonatemi, pazientate ancora questo mese e vi prometto che da gennaio tornerò, insomma, non che mi sommergerò di video, però sarò un pochino più presente. Con questo vi mando un bacio, vi saluto e a presto. Ciao!